via resoconto della seduta odierna. Comunico che potranno effettuarsi votazioni con il sistema elettronico. Decorre perciò da questo momento il termine di 20 minuti per il preavviso di cui l'articolo 119,1 del regolamento. Ha chiesto di intervenire la senatrice Bottici. Prego, ne ha facoltà. Scusi, c'è il senatore sull'ordine dei lavori? Prego, senatore Centinaio. Mi scusi, senatrice Bottici. Dei lavori? No. Allora, Presidente, stamattina, nella seduta di stamattina abbiamo chiuso la mattinata, Presidente, con un atto che secondo noi è un po' vile da parte della maggioranza. Dopo che il numero legale è mancato per due volte a inizio seduta e dopo che c'è stato il dibattito sulla sindrome di Down, noi chiedevamo nella seduta pomeridiana di poter trattare, di poter andare avanti a trattare quell'argomento. Ahimè, il Partito Democratico ha deciso di far mancare il numero legale, richiesto dallo stesso PD, quindi richiesta dalla stessa maggioranza. Noi lo riteniamo un atto vile. Chiediamo semplicemente a lei, Presidente, di poter far sì che, anche se fosse alla fine di questa seduta, se si riuscisse, di poter trattare quell'argomento, perché c'era tanta gente che ci ascoltavano, che ci guardavano e che attendevano un atto concreto a tutto il dibattito che c'è stato. Contemporaneamente, Presidente, noi chiediamo, e le chiediamo in modo ufficiale, le dimissioni del Ministro Poletti, alla luce delle sue dichiarazioni che ha fatto ieri e che ha confermato oggi, cioè quella che i giovani italiani, anziché fare i curriculum, dovrebbero andare a giocare a calcetto. Problema, Presidente, che il Ministro Poletti è lo stesso Ministro che aveva umiliato... Fate svolgere il suo intervento, sì. Al senatore Centinaio. Che aveva umiliato i giovani italiani che rimangono in patria dicendo che certe persone è meglio non averle tra i piedi. Questo ministro un po' chiacchierone, Presidente, sembra che abbia voglia di andare a casa, sembra che abbia voglia di mettersi in difficoltà, sembra che abbia voglia di mettervi in difficoltà, attaccando chi? Attaccando i giovani italiani, attaccando i cittadini italiani, che lo ricordiamo al signor Poletti, sono quelli che gli pagano lo stipendio, sono i nostri datori di lavoro. E non si può dire, in un momento in cui abbiamo il 40% di disoccupazione giovanile, anche grazie a voi e anche grazie alle vostre politiche scellerate, che anziché fare un curriculum bisogna andare a giocare a calcetto. Mi piacerebbe vedere il ministro Poletti giocare a calcetto e vederlo con i tacchetti in un campo di calcetto, correre leggiadro in un campo da calcetto, invece che invitare i ragazzi italiani ad andare a giocare. E quindi per questo motivo noi regaliamo, Presidente, al ministro Poletti il pallone piccolino per andare a giocare a calcetto. E di togliere queste cose che... Presidente, quel pallone che serve al ministro Poletti per non essere un pallone gonfiato davanti ai cittadini italiani. Senatore Centinaio. Ci sono gli strumenti regolamentari per dare corso alla sua richiesta. Per quanto riguarda la questione prima che lei ha posto, che è molto seria, quella della conclusione della discussione della mozione sulle persone affette da sindrome di Down, deciderà. Spero che lei su una cosa seria ascolti la Presidenza e non rida il senatore Centinaio. Penso che ha posto una questione seria, quella del voto. E di se posso trarre la palla, perché non è la sede per giocare a calcetto questa aula. E, credo che la conferenza dei capigruppo dovrà decidere di calendarizzare al più presto, inserire nel nostro ordine del giorno la conclusione della discussione sulle mozioni di questa mattina. Passiamo quindi all'intervento della senatrice Bottici.